Voilà, buon pomeriggio. Oggi unboxing. Chi mi conosce, i fan che mi seguono di più sanno che io adoro le candele. Però siccome il prezzo delle candele sta arrivando quasi al prezzo del cibo, ho riflettuto un attimo. C'ho un bel po' di cera. Un bel po' di cera, quando dico un bel po' vuol dire che è vero. E ho deciso di comprare questo kit per le candele che era in offerta, con neanche 15 euro ti porti a casa tutto questo. Anzi, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Vi metto la telecamera un po' più in giù così riuscite bene a vedere tutta la scatola. Allora, se riesco ad aprirla vi faccio vedere, se no no. Ok, qua abbiamo gli stoppini, una breve guida illustrata di come funziona il processo per creare la candela. Questi sono adesivi, bioadesivi, biadesivi, non bio. Sono biadesivi che devi attaccarli sul fondo o del bicchiere. Oh, guarda che carini, in questo caso abbiamo queste scatoline così carine, anche se le vedo un po' piccole, ad essere sincero, però per un regalino molto carina. Quindi gli adesivi vanno incollati sul fondo della superficie che poi tu ci andrai a fare la candela. Poi ci applichi lo stoppino e dopo ci versi la cera. Ora andiamo per ordine e guardiamo un po'. Ce ne sono tanti di questi, solo che guardate, un po' è piccolo. Può essere un regalo carino, però ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Quindi, guardate, può essere un'idea carina anche da fare con i vostri figli. Magari la parte di scaldare la cera sul fuoco la fate voi genitori, poi per il resto possono farlo anche loro. Diventa un'attività molto carina, didattica, ma soprattutto anche di crescita per il bimbo. Qua abbiamo 1, 2, 3, 4 pacchetti di... dovrebbe essere naturale questa cera, però leggo o vado a rivedere un attimino e ve lo faccio sapere tramite l'info box. Comunque sono abbastanza pacchetti, cioè ci puoi fare abbastanza candele, contando che io ho anche tutta questa cera da poter riutilizzare. Poi abbiamo questa scatola e se ce la faccio lo prendo, è questo. Questo credo che sia per girare la cera. Allora, la scatola la appoggio qui che dopo ci rimetto tutto dentro, se no in disordine non mi piace. Ma abbiamo anche il pentolino per scaldare la cera, così perlomeno non abbiamo necessità di sporcarne uno nostro di casa. Allora, questi sono per tenere fermo lo stoppino, quindi vedi, metti prima questo, no, metti prima lo stoppino, poi lo fai passare, ve lo faccio vedere brevemente così si fa prima. Una volta che l'hai incollato, vedi, tu lo incolli. Poi per far sì, quando ci versi la cera, che rimanga dritto, perché se no lo stoppino con la cera calda non rimane centrato. Quindi tu, per farlo rimanere bello centrato, fai in questa maniera qua. Ora è cascato perché non ci ho messo il biadesivo sotto. Comunque avete capito all'incirca come funziona. Ora però io credo che vada a questa maniera. Sì, va in questa maniera. Quindi non così, così, stavo sbagliando di già. Ora rimettiamo lo stoppino nella sua. Intanto fatemi sapere se volete che faccia qualche candela assieme a voi e fatemi sapere il colore, perché vedo qui che abbiamo anche il colore. Quindi abbiamo... Ah no, non è il colore, è l'olio profumato.
Abbiamo quattro oli profumati. Poi vabbè, le essenze potete, potete comprarle tranquillamente o in mesticceria o su Amazon, vedete voi. Tanto cioè, non è che te le devi mangiare, le devi mettere nella cera e profuma l'ambiente. Allora abbiamo rosa, lavanda, vaniglia e limone. Ci dovrei avere qualche altro olio essenziale mio in camera, a regola. Però vabbè. Poi, questo è veramente carino. Cioè, per un prezzo così irrisorio. No, questo è il colorante. Raga, è fatto a cuoricino. Lo vedete? Aspetta. Ovviamente prendo quello rosso. Guardate. Cioè, ma sono carinissimi. È un peccato anche scioglierli. Cioè, è un peccato romperli per poi scioglierli. Dovrei avere anche qualche colore alimentare di quando facevo le torte. Quindi potrei usare anche quelli. Tanto se non li uso, perlomeno vengono utilizzati per un altro scopo. Allora, io intanto rimetto tutto a posto. Quindi, i colori. Ah, non vi ho detto i colori. Ma ditemelo anche voi che non vi ho detto i colori, no? C'è rosso, viola, blu e giallo. Ah, sono i classici colori primari. Da qui tanto ci puoi fare tantissimi altri colori. Il verde, il marrone. Era meglio se c'è. A parte come bianco c'è la cera. Non so se è bianco. No, credo che sia trasparente. Semmai si fa così. Quando si farà insieme la candela, lo scopriremo insieme. Io intanto aspetto voi per registrare il video, così mi consigliate che tipo di candela, che colore e che profumo darle. Intanto rimettiamo tutto a posto. Cioè, ma è veramente. È fatto strabene questo kit. Ok. Qua. Ganzo, non vedo l'ora. Quindi rimettiamo tutto a posto e aspettiamo i vostri commenti curiosi. No, tu non eri lì. No, io però lo metto qui, guarda. C'erano loro. Vi dirò di già che aspetto qualche vostro consiglio, però se il consiglio non arrivano, io c'ho da fare una candela, non proprio commemorativa, però c'ho da fare una candela. Quindi consigliatemi profumazione e colore e non la metterò qua dentro, quella che tengo io, l'andrò a mettere qua. Dentro questo qua, quindi tenete a mente il colore e da qui datemi un buon consiglio per fare un buon lavoro. Ok, quindi ragazzi, io finisco di sistemare. Vi saluto, vi dico, se non avete fatto ancora l'iscrizione al canale, fate l'iscrizione, vi lascio alla prossima e mi raccomando un piccolo like, non vi costa niente. Un bacio dalla Ginger, ciao ciao!